Benvenuti a questo corso che ci introduce al robot collaborativo di Mitsubishi Electric Melfa Assistant. E andremo inoltre a spiegare anche come connetterlo e come operare con il robot. Vediamo brevemente gli argomenti che andremo a trattare. Faremo innanzitutto un'introduzione, spiegando poi i principi, fondamentali del robot collaborativo, in particolare del robot collaborativo di Mitsubishi Electric. Vedremo poi la configurazione, le opzioni, i partner, le tipologie di installazioni e la movimentazione tipica del robot collaborativo in Direct Teaching. Infine, vedremo anche un esempio di come installare una mano di presa elettrica e a titolo di esempio prenderemo appunto la mano della Shunk. E poi passeremo alla programmazione con il nuovo tool RT Visual Box, dalla creazione alla connessione di un nuovo progetto, l'editor del programma, l'esempio di un pick and place, l'esecuzione del programma con il relativo debug. Infine andremo a vedere le funzionalità safety e alcune funzionalità safety, in particolare la speed limit setting e position limit setting e la position limit area setting. Concluderemo poi con la procedura per l'installazione di RT Visual Box in modalità trial e un test conclusivo. Vediamo ora un breve video introduttivo. Quali sono le caratteristiche di un robot collaborativo che abbiamo visto anche in questo breve video introduttivo? Deve essere facile da programmare, facile da collegare e facile da connettere. Ecco, queste sono le tre caratteristiche che devono identificare un robot collaborativo e identificano il robot collaborativo Melfa Assista di Mitsubishi Electric. Andiamo a vedere allora qualche caratteristica del nostro robot collaborativo. Allora, innanzitutto abbiamo un design ergonomico ma con principi industriali. Un lifetime è paragonabile ai modelli industriali, quindi la durata del robot è assolutamente paragonabile a quella dei robot industriali. Abbiamo il certificato di sicurezza dal TÜV, è compatibile con apparecchiature industriali di tipo standard ed è facile da programmare. Vediamo poi appunto alcune caratteristiche. Lo sbraccio è di 910 mm, abbiamo la possibilità di avere un payload massimo di 5 kg. La ripetitività è più o meno 0,03, quindi in linea con gli altri robot industriali. Il livello di protezione è un IP54 e il peso totale è di 27 kg, che lo rende particolarmente facile anche nell'installazione e nel trasporto. Qualche altro dettaglio: innanzitutto la rigidità del robot è equivalente a quella dei modelli industriali, permettendo quindi un livello di ripetitività paragonabile. E attraverso il pannello è possibile fare la funzionalità di teaching, la posizione è salvata direttamente nel programma. Abbiamo un LED, un ring LED che ci permette di indicare lo stato del robot a seconda dei vari colori. Abbiamo poi installato dei motori di ultima generazione, i motori della serie J5, che rendono sicura la collaborazione con l'uomo senza bisogno di sensori aggiuntivi. Ci sono poi dei riduttori armonici di tipo standard che già Mitsubishi Electric usa per gli altri robot industriali, quindi precisione, durata e lunga vita sono garantiti. Il design poi ovviamente è di tipo ergonomico e quindi migliora la convivenza con l'operatore, questo è un aspetto importante per un robot collaborativo. Il cablaggio interno semplifica appunto il cablaggio dei gripper, dopo lo vedremo con l'installazione di uno dei gripper proposti da Mitsubishi Electric, evitando di avere cavi lungo il braccio. E il braccio leggero consente una facilità di installazione ed un miglioramento della sicurezza e infine diciamo la guida manuale che permette, muovendo il robot con le mani, di poter portare il robot nelle posizioni desiderate per fare poi appunto la funzionalità di teaching.
Vediamo alcuni aspetti importanti che identificano il robot collaborativo. Innanzitutto l'aspetto relativo alla sicurezza. Allora, Belfast Assista è stato progettato per essere conforme alle norme ISO 10.218.1 e ISO TS 15.066 ed è stato testato sulla conformità dal TÜV. Velocità, posizione, forza sono limitate e monitorate in totale sicurezza. Quindi la massima forza generata dal cobot rispetta i limiti definiti dalla norma ISO 15066 senza la necessità di ulteriori sensori di forza o di coppia, grazie, come abbiamo anticipato prima, ai nostri servomotori J5 di ultima generazione. Dispositivi di sicurezza come scanner, barriere fotoelettriche o altri dispositivi similari possono essere integrati per rilevare la presenza dell'uomo all'interno dell'area di lavoro, abilitando la modalità non collaborativa, che consente al robot di operare a velocità, in questo caso più elevate. Altro aspetto fondamentale è l'integrazione, quindi Belfast Assista è alimentato dal controller compatto CR800, che è lo stesso che utilizziamo anche per gli altri robot industriali di Mitsubishi Electric. Inoltre il sistema non presenta alcuna differenza di cablaggio e funzionamento e programmazione. Il nuovo robot, con principi industriali, supporta l'intero range di funzioni incluse, si integra facilmente con i PLC, gli HMI, i servomotori e i CNC di Mitsubishi Electric ed è compatibile con una vasta gamma di reti industriali, aggiungendo appunto un modulo opzionale, reti quali CC-Link e-Field, Profinet, Ethernet IP o EtherCAT. Vediamo ora invece un aspetto importante relativo alla programmazione. Per attività semplici è stato sviluppato uno strumento di programmazione grafico e intuitivo che si chiama appunto RT Visual Box. È possibile creare i programmi con semplici blocchi funzioni, senza conoscenze di programmazione, quindi senza conoscenze di programmazione di tipo testo, e utilizzare una procedura grafica guidata passo passo dal software per impostare tutti i parametri necessari. Ovviamente per attività più complesse è possibile programmare il cobot utilizzando la piattaforma, la suite RT Toolbox 3, in modo analogo ai robot industriali della famiglia Melfa. Quindi diciamo che abbiamo due ambienti di programmazione per il cobot, appunto RT Visual Box per una programmazione di tipo visuale a blocchi e il classico RT Toolbox 3 per la programmazione in formato testo. Grazie alla modalità guida manuale sarà sufficiente spostare il cobot nella posizione desiderata, quindi premere il pulsante Teach sul pannello dedicato e la posizione verrà automaticamente aggiunto al programma del robot. Vediamo poi le funzioni integrate. Ecco, l'integrazione garantita da Mitsubishi Electric consente di collegare le pinze collaborative in modo semplice e rapido attraverso delle macro dedicate. È possibile inoltre integrare sistemi di visione 2D o 3D per ottimizzare le performance dell'applicazione e manipolare oggetti in movimenti grazie alla funzione Conveyor Tracking che è appunto prevista di serie all'interno anche del controllore del robot collaborativo. Vediamo ora di entrare un po' più nel dettaglio appunto della configurazione e delle funzionalità del nostro robot collaborativo. Allora, innanzitutto nella configurazione standard il robot è composto da un braccio, un controller, una unità safety esterna e un cavo che serve per collegare il braccio del robot con il controller. All'interno di questo cavo, ovviamente, ci sono sia i segnali encoder sia i segnali di comando dei motori. Poi ci sono varie opzioni, ok? Quindi un kit di setup facilitato, l'RT Visual Box, i sensori di visione ed eventualmente le relative staffe di fissaggio. E Mitsubishi Electric poi ha stretto delle collaborazioni con alcuni partner per poter avere delle pinze collaborative già pronte all'uso. Qui vedete le tre tipologie di pinze immediatamente disponibili e immediatamente utilizzabili, che sono una è della Zimmer, un'altra è della Schunk e un'altra è della Gimatic. Qui possiamo vedere quali sono i collegamenti base che dobbiamo fare per installare il robot. Allora, innanzitutto
Vediamo il cablaggio del fungo di emergenza del selettore manuale automatico che va a finire sul retro del controller nell'apposito connettore. Poi, evidenziato in celeste, invece abbiamo il cablaggio della comunicazione in Ethernet. Vediamo il PC è collegato in Ethernet attraverso lo switch sia al controller del robot, sì, eventualmente anche direttamente sul robot dove potrebbe esserci installato un sistema di visione. La linea nera che vediamo qui invece è la linea di alimentazione, in questo caso va a alimentare eventualmente lo switch, va a alimentare il controller e il box di controllo. E altri due collegamenti, il box di controllo è collegato al controller stesso, quindi il modulo safety è collegato al controller stesso attraverso un cavo, il cosiddetto cavo Rio, e mentre il braccio del robot è collegato al controller attraverso un cavo segnali, dove passa sia i segnali di potenza dei motori, sia la parte degli encoder. Ci sono due modalità di installazione del robot collaborativo. La modalità cosiddetta floor mounted, quindi fissaggio a pavimento, e la modalità invece ceiling mounted, e quindi il fissaggio a soffitto. Entrambe queste possibilità sono disponibili anche nel robot collaborativo come nei robot industriali. Come abbiamo detto prima, il cablaggio esterno che deve essere fatto deve prevedere il collegamento di un fungo di emergenza collegato su un doppio canale e di un selettore manuale automatico. Ecco, per poter lavorare con robot collaborativo, sia in modalità direct teaching sia con l'RT Visual Box, il selettore deve essere messo nella modalità automatico. Vediamo ora le funzionalità integrate nella tastiera presente nel cobot e come poter muovere il robot direttamente nella modalità direct teaching. Allora, abbiamo sei tasti a disposizione. Il primo in alto a sinistra, quello appunto denominato Direct Teaching, è quello che ci permette di attivare questa funzionalità. E quindi, tenendolo premuto per 2 secondi, il robot appunto si metterà nella modalità di Direct Teaching, significa il fatto di poterlo trascinare manualmente. Il tasto Teach ci permetterà invece di memorizzare la posizione direttamente sul programma che è stato aperto con il tool RT Visual Box. Il tasto Hand invece consentirà di poter aprire e chiudere la mano di presa, nel caso appunto questa fosse installata. Il pulsante di Reset invece serve per resettare eventualmente degli allarmi che si possono presentare. Il pulsante di Start, una volta preparato il ciclo, servirà per avviare il ciclo oppure per fermarlo. Invece il tasto Enable Lock, una volta attivato, serve per evitare che, per esempio, attraverso il tool RT Visual Box, si possa interagire con il robot mentre si stanno facendo delle operazioni di direct teaching. Quindi, per poter trascinare il robot è possibile premere direttamente il tasto Direct Teaching, ma premendo anche il tasto Enable Lock, nessun altro potrà collegarsi al robot per attivare delle movimentazioni. Vediamo ora cosa succede nel momento in cui premiamo il tasto Direct Teaching. Vediamo che anche il LED verde inizia a lampeggiare e a questo punto è possibile trascinare il robot nella posizione desiderata. Ecco, durante questa operazione, se trasciniamo il robot con una forza troppo elevata, il robot andrà in errore e potrebbe essere necessario, appunto, se va in errore, premere il pulsante Reset per poter ripristinare l'errore e ripetere l'operazione di trascinamento. Ovviamente questa operazione serve per portare il robot nella postura e nella posizione desiderata. Al termine di questa operazione, premendo il tasto Teach, se il progetto RT Visual Box è aperto, potremo memorizzare la posizione. Questa funzionalità poi la vedremo nel dettaglio più avanti. A titolo di esempio, andiamo a vedere come procedere con l'installazione della mano di presa nel nostro robot collaborativo. E prendiamo come riferimento la mano della Shunk. Innanzitutto verifichiamo che i LED siano spenti, come pure il controller che alimenta il nostro cobot. La prima attività da fare è quella di andare a inserire il piolino di riscontro sulla piastra di riferimento. Questo ci servirà per poter poi andare ad inserire
la seconda piastra. Poi prendiamo il primo connettore, che è il connettore quello dei segnali della mano, e la mano di presa, e lo andiamo a collegare nel corrispondente connettore della mano di presa. Dobbiamo assicurarci che i piolini siano allineati e poi infine lo andiamo a chiudere con l'avvitatura. Andiamo poi ad inserire i cavi nella seconda piastra in modo tale che siano fissati in maniera corretta e solida alla mano di presa. Qui vediamo come inserire il primo cavo, poi inseriamo anche il secondo cavo e alla fine andiamo a capovolgere la piastra e andandola, diciamo, a incastrare nel piolino di riscontro in modo tale che non ci sia possibilità di errore. Il terzo connettore, che è quello del sistema di visione, in questo caso non viene collegato perché non prevediamo di utilizzare il sistema di visione. Un altro passaggio è quello di inserire un altro piolino di riscontro. Questo servirà per l'altra contropiastra che dobbiamo andare ad inserire. Ecco la seconda piastra. Andiamo a inserire nel piolino di riscontro, andiamo a fissare le quattro viti, in questo modo abbiamo bloccato i cavi e i connettori, che saranno così fissati in maniera sicura. Un ultimo passaggio è quello che ci permette di inserire due distanziali, che vediamo qui evidenziati, distanziali che serviranno per poter applicare correttamente la mano di presa. Ricordiamo che si tratta di una mano elettrica, quindi non ad aria, che viene comandata appunto da segnali elettrici. Verifichiamo qui che l'allineamento sia corretto. L'ultimo passaggio è quello di andare a fissare le dita della mano, che ci permetteranno ovviamente poi di andare a fare la presa degli oggetti. Vediamo come configurare e programmare il robot collaborativo per mettere in piedi il ciclo che vediamo in questo video. Si tratta di un ciclo di pick and place, in cui prendiamo l'oggetto da una determinata posizione, lo andiamo poi a depositare e riportiamo poi il robot, come possiamo vedere, nella posizione di home. La prima operazione da fare è ovviamente quella di accendere il robot e possiamo verificare che si illumina anche il LED presente sul braccio. A questo punto lanciamo il tool RT Visual Box, che abbiamo installato precedentemente nel nostro PC. Andiamo con Start, selezioniamo la lingua inglese, andiamo a selezionare la cartella dove vogliamo che il nostro progetto venga salvato e poi editiamo il nome del progetto. Confermiamo con Enter, clicchiamo su Create. A questo punto ci possiamo collegare o direttamente al robot, che è l'esempio che faremo vedere adesso in questa demo, oppure al simulatore, nel caso in cui il robot non sia presente e vogliamo semplicemente simulare con RT Toolbox una determinata sequenza. In questo caso, in questo esempio, vogliamo collegarci direttamente al robot. Quindi selezioniamo Robot, in questo caso Next. Ci chiederà la modalità di connessione, se vogliamo connettersi in USB oppure in Ethernet. Scegliamo Ethernet, confermiamo e il software andrà a cercare nella rete TCP/IP quali robot sono presenti appunto nella rete. Ne troverà uno, in questo caso il 192.168.0.20, confermiamo.
A questo punto siamo pronti per poterci collegare al robot. Nel caso volessimo modificare o collegarci con un indirizzo IP diverso, lo possiamo ovviamente qui modificare. A questo punto siamo collegati al robot. La prima richiesta è come vogliamo fissarlo. Abbiamo visto anche prima, ci sono due possibilità, o a pavimento o a soffitto. Confermiamo di voler installare il robot a pavimento. Muoviamo in modalità Direct Teaching il robot in una posizione che ci consenta, chiamiamola Home Position, ci consenta di installare la pinza. E installiamo la pinza secondo la procedura che abbiamo visto prima, meccanicamente. A questo punto dobbiamo andare a configurare la pinza. Prima abbiamo installato una pinza della Schunk. Adesso vediamo invece di andare a configurare i parametri relativi a una pinza di tipo diverso, tipo la Zimmer. Ovviamente dobbiamo andare nel catalogo della pinza per andare a identificare i parametri di questa pinza, che sono il peso, le dimensioni e il centro di gravità. E poi andiamo a impostare anche le caratteristiche del movimento che vogliamo, dell'oggetto che vogliamo movimentare. In questo caso mettiamo un peso pari a 0,01 e impostiamo delle dimensioni, come indicato. Questo invece è il dato geometrico della pinza, cioè quello che viene utilizzato poi quando vengono, fatti i calcoli e i movimenti. E in questo caso mettiamo che l'ingombro della pinza come da specifica rispetto all'asse Z è 144. Confermiamo e qui abbiamo il riepilogo di tutte le parametrizzazioni. Diciamo che per quel che riguarda weight, size, center of gravity, weight, size e center of gravity della hand e della workpiece, questi vengono utilizzati, quindi della mano e dell'oggetto che vogliamo trasportare, questi dati vengono utilizzati per calcolare correttamente le accelerazioni e le decelerazioni del robot. Mentre il grasp position, questi parametri qui invece, sono proprio le informazioni geometriche rispetto al tool, che sono quelle che poi vengono utilizzate proprio per calcolare correttamente le posizioni del robot. Concludiamo, salviamo e a questo punto siamo pronti per iniziare il nostro programma. Adesso andremo ad imparare come andare ad acquisire i punti che utilizzeremo in questo ciclo. Abbiamo il punto 1 che è il punto di home, il 2 che è il punto di pick up, quindi il punto di presa. Il punto 3 che è un punto di uscita rispetto alla presa, il 5 è un punto di uscita rispetto al deposito e il 4 è il punto di deposito. Innanzitutto vediamo come andare a configurare la home position, quindi la posizione di home. Prima di tutto mettiamo il selettore in automatico, andiamo ad abilitare la modalità Direct Teach per poter trascinare il robot nella posizione di home desiderata. In questo caso andiamo anche ad attivare il pulsante Enable Lock. In questo modo nessun altro potrà controllare il robot dall'esterno, ad esempio dal PC con la Teaching Box o in altro metodo. E quindi muoviamo il nostro robot nella posizione di home. A questo punto possiamo togliere il blocco della movimentazione dall'esterno e possiamo proseguire con l'acquisizione del nostro punto. Come fare? Clicchiamo prima su Operate, poi su Teach ed ecco che il punto numero 1 è stato creato. Usiamo la modalità Direct Teaching per muovere il robot sopra l'oggetto desiderato e poi per rifinire la posizione invece usiamo le operazioni di jog nella modalità che adesso andremo a vedere. Pickup Point è il punto che dobbiamo raggiungere. Come prima cosa facciamo l'allineamento della mano rispetto al piano. Quindi clicchiamo su Align Hand, allineiamo la mano. A questo punto selezioniamo Jog e possiamo, attraverso le funzionalità di Jog Operation nella modalità traslazione, possiamo movimentare, come in questo caso rispetto al piano cartesiano, la testa del robot e quindi la pinza. Qui abbiamo la traslazione che potrebbe essere per esempio Y più Y meno
Qui abbiamo ad esempio la salita z più z meno, si può vedere sempre come la pinza sia perpendicolare rispetto al piano. Qui abbiamo ancora la salita, qui abbiamo la traslazione nell'altro lato, finché riusciamo a trovare il punto corretto. A questo punto premiamo il tasto Teach, una volta raggiunta la posizione, ed ecco che abbiamo memorizzato la nuova posizione. Vediamo ora come prendere il punto Via Point, che è il punto che si trova immediatamente sopra il punto di presa. E abbiamo visto che è il punto numero 3. Allora, innanzitutto ci dobbiamo muovere in modo perpendicolare rispetto al piano col robot, quindi faremo una salita rispetto all'asse Z. E a questo punto facciamo il teach del punto. Ed ecco che abbiamo creato il nuovo punto. Allo stesso modo andiamo poi ad acquisire il punto numero 4, che è il punto di destinazione, e il punto di svincolo, che è il punto numero 5. Scopriamo ora come vedere la lista delle posizioni e come eventualmente cancellare delle posizioni. Allora, innanzitutto andiamo nel menu Monitor, Position List, e qui vediamo la nostra lista delle posizioni. Selezionando la posizione numero 5 si apre un menu che ci permette di cancellarla. Confermiamo il delete e così abbiamo cancellato la posizione. Vediamo ora quali altri metodi abbiamo per poter movimentare il robot in modalità jog. Abbiamo visto la modalità traslazione, vediamo ora la modalità rotazione. Per switchare da traslazione a rotazione bisogna premere questo tasto, traslazione, facendo clic diventa rotazione e viceversa. La modalità rotazione permette di ruotare la testa del robot, quindi di conseguenza la mano, rispetto agli assi cartesiani. Quindi avremo la rotazione in A, per esempio, oppure la rotazione in B, oppure la rotazione in C. Ricordiamo che la A è la rotazione rispetto alla X, la B rispetto alla Y e la C rispetto all'asse Z. Questo ovviamente si rende necessario, questa funzione potrebbe essere utile quando appunto dobbiamo ruotare la testa del robot. Un'altra funzione è la funzionalità, diciamo, a passo fisso. Cosa si intende? Io vado ad impostare una quota in millimetri che sarà incrementata ogni volta che vado a premere una delle frecce. Per esempio, impostando questo valore ad un millimetro, ogni volta che andrò a premere una freccia qualsiasi di jog, il robot si muoverà di un millimetro. Questa funzionalità è conveniente, è utilizzata quando dobbiamo fare il cosiddetto fine tuning, cioè quando dobbiamo prendere la posizione in modalità molto precisa, perché possiamo andare a impostare un valore fino a 0,01 mm. Infine, l'ultimo metodo è il metodo di movimentazione aggiunti. Le due frecce qui in alto ci permettono di selezionare il giunto che vogliamo muovere. Adesso è selezionato il J1. Poi con il più e il meno andiamo ad incrementare la quota in gradi o a decrementare la quota in gradi. Cambiando il giunto, muoviamo, come si può vedere appunto con i tasti più e meno, muoviamo solo ed esclusivamente quel giunto lì verso una quota positiva o verso una quota negativa. E così via fino a selezionare il giunto J4, J5 o J6. Vediamo ora come programmare il nostro robot. Andremo a scoprire quali sono le istruzioni principali e poi come concretamente sviluppare il programma. Beh, le istruzioni principali le vediamo qui elencate. Abbiamo il comando di move, che fa il movimento del robot, il comando hand, che fa appunto il controllo della mano, il comando di wait, che è l'attesa, il signal, che è l'attesa o il comando di un segnale di ingresso e uscite, il calculate, che permette di fare dei calcoli, il vision, che è quello che permette di interfacciarsi con il sistema di visione, quindi con la telecamera, una pausa nelle operazioni, il branch per fare dei salti, il repeat per ripetere un'operazione e poi la macro palette. Entriamo ora nel dettaglio. Per poter muovere il robot nella posizione di home position, che è questa posizione, che è la numero 1, possiamo creare il programma in questo modo. Innanzitutto inseriamo un movimento di move,
scegliamo la posizione numero 1 e scegliamo un movimento di tipo non stride. Significa praticamente che il robot raggiunge il punto non tracciando una linea dritta rispetto al punto in cui si trova, quindi non facendo un'interpolazione lineare cartesiana, ma facendo un'interpolazione solo sui giunti. Poi andiamo ad aggiungere un comando di, in questo caso, apertura della pinza. Trasciniamo poi una wait e impostiamo il tempo di pausa, ad esempio 0,5. Vediamo ora invece come posizionare il robot dalla posizione di home, passando per il punto 3 intermedio fino al prelievo nella zona di picca. Allora, vediamo come realizzare il programma. Quindi, rispetto a quello che abbiamo fatto prima, andiamo ad aggiungere in questo caso un movimento verso la posizione 3, sempre non interpolato. Poi invece scegliamo la posizione 2 e in questo caso scegliamo il movimento interpolato lineare, in modo tale che il robot si muove in modo perpendicolare rispetto al piano di lavoro. Facciamo l'apply. Infine dobbiamo fare la chiusura della pinza, confermiamo e dopo la chiusura della pinza inseriamo un ritardo per consentire appunto alla pinza la chiusura completa. Spostiamo in questo caso 0,5 secondi e confermiamo. Poi facciamo l'altro movimento di salita, scegliendo la posizione numero 3, sempre in modo perpendicolare. Allo stesso modo andiamo poi a sviluppare il programma di place, che prevede ovviamente di portare l'oggetto nel punto di destinazione, passando per un punto che è 200 mm più in alto rispetto alla destinazione finale. Ecco, vediamo come inserire questa modalità di programmazione. Per arrivare poi al punto finale, che è il punto di home. Quindi andiamo a selezionare la posizione di destinazione, che è la posizione 4. Nella funzione Advanced gli andiamo a dire che vogliamo arrivare sia al punto finale, però andando a impostare una distanza di 200 mm in Z rispetto a questa posizione. La confermiamo. Quindi in questo caso, invece di creare una posizione in più, lavoriamo sempre sulla posizione finale, però con un offset in Z di 200 mm. Allo stesso modo scriviamo tutto il resto del programma. A questo punto possiamo salvare il nostro programma. Scriviamo il nome, per esempio capital 2, salviamo. Ecco che in questo modo abbiamo salvato il nostro programma all'interno del PC. Per cancellare un blocco di programma è sufficiente selezionare il blocco che si intende cancellare e trascinarlo nella parte inferiore. In questo modo abbiamo cancellato il programma. Se invece vogliamo fare un comando step by step del nostro programma, possiamo selezionare il tasto dedicato e vediamo che stiamo eseguendo il programma uno alla volta, un blocco alla volta. Abbiamo fatto il movimento, la discesa. Adesso faremo la chiusura della mano fino ad arrivare alla pausa. Vediamo
Vediamo ora come provare l'operazione in modalità automatico. Innanzitutto andiamo a premere il tasto in basso a destra Play Mode e attiviamo il tasto Play. Confermando con OK vedremo tutta la sequenza del nostro robot, quindi dal prelievo fino al deposito fino al ritorno in posizione di home. Vediamo tra l'altro che in base alla posizione in cui si trova il robot vengono evidenziati i blocchi funzione che sono in esecuzione. Possiamo premere il pulsante di stop per fermare il robot e quindi mettere in pausa la movimentazione. Possiamo poi riprendere con il tasto di start. Possiamo resettare il programma per tornare nella posizione iniziale, nel punto iniziale. E a quel punto andiamo a premere di nuovo il tasto play per farlo ripartire. In questo modo ovviamente il robot partirà ancora dalla posizione di home. Possiamo poi premere il tasto end per poter, diciamo, portare il robot direttamente nella posizione finale. In questo capitolo andiamo a vedere come configurare le funzioni di safety. La prima funzionalità che andremo a vedere è la Speed Limit Setting. Per poterla impostare, selezioniamo Menu, Safety Setting. La prima volta dobbiamo digitare la password, melfa safety psud, premiamo il tasto Enter. Una volta digitata questa password, dobbiamo poi andare a impostare la nuova password. Trattandosi di configurazione safety, abbiamo la necessità appunto di poterci loggare per poter andare a modificare. A questo punto abbiamo accesso al speed limit e possiamo per esempio impostare il valore 30 anziché 50. Questa è la funzione low speed limit. E confermiamo. Questo tipo di parametri chiedono poi il riavvio del robot. Andremo ora a configurare l'area in cui il robot lavorerà in modalità low speed. E qui viene rappresentata. Il robot fuori dall'area si muove a 250 mm al secondo. All'interno dell'area invece si muoverà a 30 mm al secondo, che è la velocità che siamo andati a impostare nella configurazione precedente. Questo serve per poter avere appunto aree con velocità differenti del robot. Per poterle impostare, quest'area andiamo nel menu Safety Setting, Low Speed Space, abilitiamo l'area, attiviamo il tasto Operate e andiamo a fare il teach dei punti per poter creare automaticamente l'area di lavoro. I punti come vengono teachati? Andando a prendere i due estremi, e a quel punto abbiamo creato l'area di lavoro. Possiamo ovviamente abilitare la funzionalità all'interno o all'esterno dell'area di lavoro. Diamo conferma, salviamo e riavviamo il controller, perché questi parametri chiedono il riavvio del controller. Ora invece andiamo a vedere come impostare non un piano, ma un'area. Selezioniamo area, set, possiamo impostare manualmente le coordinate del primo punto, impostiamo le coordinate del secondo punto, e quindi abbiamo creato la nostra area di lavoro. Possiamo stabilire se è negato l'accesso all'interno o all'esterno di quest'area. E possiamo anche visualizzare eventualmente il piano di lavoro che abbiamo definito in precedenza. Andiamo ad abilitare l'area e anche in questo caso riavviamo il controllo.
Per concludere, al seguente link è possibile scaricare il tool RT Visual Box. Digitate la password per poter appunto scaricare il file. Una volta scaricato nel vostro PC, dovete unzipparlo, lanciare il file eseguibile, il file setup.exe. Quando compare la schermata che viene qui proposta, che vi chiede di impostare il codice ID, ecco, se questo non viene inserito, si potrà comunque installare il software in modalità demo, che ha tutte le funzioni complete, quindi durate limitate della licenza, ma che può essere utilizzato, quindi questo è il limite del software in modalità demo, solo con il simulatore, quindi senza il robot fisicamente collegato. Avrete comunque la possibilità di esercitarvi a creare i vostri programmi, le vostre parametrizzazioni, a testare il movimento del robot. L'unica accortezza che bisogna avere nel momento in cui avete installato ovviamente RT Visual Box e state per iniziare a creare il progetto, quando compare la videata Robot Connection, scegliete Robot Simulator, così che appunto non vi verrà chiesto di connettervi a un determinato indirizzo IP del robot, ma si avvierà direttamente il simulatore.